Ciao, capellone. Rambo. C'è Rambo, papà. Tieni. Ciao, Maria. Ciao, bentornato. Grazie. Salve, brigante, finalmente ti fai vivo. Aspetta un momento, vengo subito. Che sorpresa, accomodati. Grazie. Siedi. Mamma, dato che è tornato Rambo, oggi non vado a scuola. No, no, tu a scuola ci vai e di corsa. Rambo lo vedrai stasera, vero? Certo. Scusami, ritorno fra mezz'ora. D'accordo. Luigino, sai cosa fanno 8 cani in mezzo al mare? No. Un canotto. Ciao, ci vediamo dopo. Eccomi qua. Tieni. Dove sei stato tutto questo tempo? Ah, un po' qua, un po' là. Qualcuno mi ha detto che stavi a Marsiglia. Anche. Hai intenzione di fermarti a lungo? Non lo so. Come diceva quel tizio, chi si ferma è perduto. Se riparti fai male, uno come te qui a Milano oggi può fare grandi cose. Giocando allo sceriffo con te? Ah, te ne sei accorto finalmente. Ma, sì, fai la guardia notturna, no? Ma non scherzare, dai. Senti, senti Rambo, è una cosa seria. Un'organizzazione di polizia privata. La delinquenza ormai dilaga. Le rapine e i furti sono in aumento. Così, quando qualcuno ha bisogno di difesa, si rivolge a noi. È un buon lavoro, ben pagato. E di soddisfazione. Che ne dici? Io e te possiamo fare grandi cose. Ti sembra che ho la faccia del piedi piatti io? Guarda che la mala fa veramente paura a Milano e può mettere in difficoltà anche uno come te. Ma insomma, chi me lo fa fare, scusa? Vedi, Pino, io non pesto i carichi a nessuno e spero che nessuno li pesti a me. Così vado d'accordo con tutti i santi del calendario. Da San Quintino a San Vittore. Usciamo, sceriffo? Che bella moto, costerà 1 miliardo, lo so.
Ehi, un esemplare fuori commercio. Accidenti, questa vale un sacco di soldi. Scusa, sai, se ti ho proposto di fare il poliziotto privato insieme a me. Perché scusa? Beh, non vorrei averti offeso. Ah, io non mi offendo mai con te, Pino. Senti, a proposito, dove sta questa polizia privata? In via De Cesare, qui vicino. Dai, qui. Questi vengo a dare un'occhiata, eh? D'accordo. Ciao, Flora. Ciao, mangiate tanto di quel risotto che ce l'ho tutto qua. Che cosa vuoi bere? No, mio Fernet Branker, eh. Doppio? Sì. Allora, che c'è di nuovo in questo mondo schifoso? Niente. Ah, è tornato Rambo. Rambo? Ma guarda che combinazione. Perché? È strano. L'altra notte l'ho sognato. Ho sognato che era qui e faceva a botte per un cavallo. Era un cavallo tutto nero. Senti, vai a sostituire Galliano. Lei è Rambo, l'amico di Scaria, vero? Sono il comandante Ferrari. Piacere. Il suo amico Scaria mi ha parlato molto bene di lei. Ah, non dia retta a quello lì. Ehi! Dai, vieni, ti faccio vedere chi è diventato l'amico tuo. Ti ho già visto. Ma quello era un bauscia, figurati che non è nemmeno assicurato sulla vita. Insomma, vuoi proprio mettermi sotto, eh? Dai, spogliati. Fate largo, ragazzi! Su, difenditi. Aspetta. Sì, ma a modo mio, eh? D'accordo, qui sei più bravo tu. Però nelle altre prove non mi freghi. Ci sono altre prove? Certo. E... ti basta? E vabbè. Sei più bravo anche nei tiri. Però se fossi un criminale ti fregherei. Io scommetto su Scalia. 90% di probabilità che ti frego. E proviamo. Eccomi qua. Dai, coraggio, spara. No, 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 a me, a me, a me. A te? Sì, a me. E dai. Ma sei impazzito? Ah sì, dai, dai, spara, spara. Furbone che non sei altro. No, no, alla testa no. Lo so, alla testa no, eh. Che scemo. Dai, levati quel giubbotto. Niente male, Rambo. È stata mia l'idea di farli adottare. Mi era accorto che nelle esercitazioni si spara sempre al petto. È il bersaglio più facile. Comunque vedo che lei non ci è cascato, è una vecchia volpe. Allora senta, se vuole domani stesso si presenti ed è dei nostri. No, grazie. Sono venuto solo per far contento questo capoccione qua. Non si preoccupi, capo. Ci penso io a convincerlo. No. Non credo proprio. Thank you.
Giampiero! Sono Marsili. L'ingegner Marsili. Hanno rapito mio figlio. Sì, San Siro, Villa delle Ginestre. Lo so che a te dei soldi non te ne frega niente. Ma per me sono importanti, invece. E se ho accettato questo lavoro, è perché voglio che Luigino abbia una vita diversa. Migliore della mia, capisci? Il mondo è difficile per i terroni come Bino Scalia. Papà, se guadagni 1 milione, mi compri una motocicletta come quella di Rambo? Beh, magari un po' più piccola. Vedremo, vedremo. Mi dai un'arancia, Luigino? Adesso vai a letto, però. Rambo? Sì? Sai cosa fa un gallo in mezzo al mare? No, che fa? Galleggia. Adesso vai, va? Ciao, buonanotte. Notte. Senti, senti, Rambo. Non sono mica chiacchiere. Quello ha promesso 1 milione a testa alla squadra che gli protegge la fabbrica e i camion. Se finiscono gli atti di sabotaggio, capisci? Se non fa le consegne in tempo, dichiara fallimento. E allora? E allora? Ma che ti costa darmi una mano? Maria, digliela anche tu. Sta a sentire. Ha dei sospetti su qualcuno questo tuo industriale? Molto vaghi, altri industriali concorrenti. Per quando sono le consegne? Domani. Credo di sapere chi ha rapito questo bambino. Chi? Ci sono 2 o 3 bande al massimo a Milano capaci di portare a termine un colpo del genere e la più probabile è quella di Conti. Ah, no, Conti è un rubagalline. Mentre eri fuori, Conti è diventato importante, tanto da contendere il monopolio al vecchio boss siciliano. Chi, Paternò? Già. Io li conosco tutti, i galoppini di Conti. Con un po' di buona volontà e un pizzico di fortuna, sono sicuro che si potrebbe scoprire il nascondiglio del bambino. Secondo me tu sei diventato tutto matto. Che intendi dire? Ma, non so. Sicuramente il padre preferisce pagare e chiudere senz'altro la partita. E poi attento perché i rapitori mica scherzano. Il giorno dopo ti farebbero secco. Ma dai, una volta che li avessi scoperti ci penserebbe la polizia a toglierli di mezzo. E sarebbe una gran bella soddisfazione, credimi, fregare una banda come quella di Conti. Ma allora questo lavoro non lo fai solo per i soldi, ma anche perché gli altri dicano che sei bravo. Lo trovi tanto stupido? Boh, non lo so. Se per te è importante. Per me è importante. E molto. Rambo, nella vita, tutto quello che si fa, lo si fa sempre perché qualcuno ti dica che sei bravo. Qualcuno che stimi, non uno qualsiasi. Andiamo, va. Proveranno a sabotarci. Non lo so. Vuoi scatenarti, vero? Non scuotere. Sì, ma quella non ci aveva già superato. Oh, non mi pare. Attento, rallenta. Ecco, ci mancava la ruspa. Seguendo noi. Guarda che intenzioni ha. Tieni giù con la pistola, scemo.
meglio così, sono più tranquillo. Fermi, mani sulla testa. Sì, sì. C'ho ancora 4 proiettili. 2 per te e 2 per te. Scommetto che andavano in giro con le gomme lisce e senza istintore. Ecco, puoi consegnarle alla polizia. Volentieri. Ah, senti, a proposito, volevo dirti che sei stato bravissimo, eccezionale. Ma lo sai che sei un gran figlio di una buona donna? Tu e gli altri, andiamo. Dai, senti. Eccola. Ehi, Rita, sta arrivando! Signora Versili, era a Londra quando suo figlio è stato rapito? Sì, sì. Le ha chiesto tutto l'amico. Scusate, non è il momento. Un'altra ancora. Non sapete, vi prego. Di quale dichiarazione, prego? Ancora una seconda. D'accordo, avvocato, mi richiami fra un'ora. Sì, certo, a casa mia. Marco. Ciao. Come sta Giampiero? Che notizie hai? Sta bene, non temere. Proprio stamattina mi hanno fatto sentire per telefono la sua voce registrata su un nastro. Mi raccomando, lascia fuori la polizia. Marco, quanto dovremo aspettare? Sarà questione di poco, vedrai. Il tempo di raccogliere il denaro richiesto e stabilire le modalità per la consegna. Ti prego. Vendi tutto, ma riportamelo a casa. Lo riavrai qui, vedrai. Te lo prometto. Ma anche tu devi promettermi una cosa. Di essere calma e di avere fiducia. Sì, sì, certo. Marco, ma cosa abbiamo fatto per meritarci questo? Niente. È un brutto momento che dobbiamo superare. E lo supereremo insieme, vedrai. Pronto? Sì, sono io. Pronto? Pronto? Hanno riattaccato. Con tutte queste rapine, sequestri e rapimenti, ogni giorno che passa andiamo peggio. A proposito, hai visto mica Scalia? No, non si fa vivo da parecchi giorni. Beh, se lo vedi, vedi che lo cerco, eh? Questa ti animerà in fresco. Sì. Ciao. Ciao. Rambo! Rambo! Ehi! Chi non muore si rivede. Dimmi che sei passato di qui perché speravi di incontrarmi. Te lo dico sì. E che in tutto questo tempo non hai mai smesso di pensare a me. Ti dico anche questo. Allora? Beh, visto che insisti, mica posso proibirti di venire a casa mia. Dai, salta su. Pronto? Pronto? Per favore, c'è Rambo? Ah, sì, è qui. Rambo, vogliono te. Bella mora. Sì? Sono io, Pino. Ma dove ti hai ricacciato, scusa? Ce l'ho fatta stavolta. Sono riuscita a sapere dove tengono nascosti il bambino. L'hanno rapito quelli della banda Conti. Non è stato facile, ma alla fine ho agganciato uno del giro. Ah, senti, tieni a mente questo nome. Duval. Chi? Duval. Non lo conosco. Se mi dai una mano, riusciamo a incastrarli. Guarda, Pino, non me ne frega niente. Denunciali alla polizia e falla finita anche tu. Ma vuoi scherzare? Un'occasione così quando è che mi ricapita? Senti, tra un'ora ci vediamo al biliardo. Non fare la carogna che non vieni, eh? Ciao. Aspetta. Ma che fesso, mamma mia. Thank you.
Vela 13 a sala operativa. Mi sentite? Ripeto, qui Vela 13 a sala operativa. Incidente al 21° chilometro sulla strada di Como. Avvertite la procura. Cos'è successo? Mamma mia, Nino! Nino! Non è un incidente, l'hanno ammazzato. Io so chi è stato. Lo so anch'io. Povero Scalia, era uno dei migliori qui. Lo stimavano tutti. Le fa avere lei queste cose alla moglie? Immagino che sia l'ultima volta che ci vediamo. L'idea di lavorare con noi non le passa neanche per la testa. Infatti. Ci pensi comunque. Adesso ho una cosa da sistemare. Ma questi sono dei proiettili esplosivi. Sono proibiti dalla legge. Per me esiste una sola legge. La mia. Ciao, Rambo. Chi si rivede? Ciao. Conosci un certo Duval? No, mai sentito nominare. Sai se Duval viene stasera? Duval? Non lo so, è un po' di tempo che non si fa vedere. Nessuno. Non fare lo stronzo con me. Perché dopo di te tocca a Conti. E dopo al braccio destro di Conti. E dopo ai gregari di Conti. Così. Dimmi dove è nascosto il bambino rapito. Non lo so. Non so niente. Non lo sai, eh? Lasciami. Dimmi dove è nascosto il bambino rapito. Lascio. Ti dico tutto. In una fabbrica. Dove?
vicino a Como. Che fabbrica? Una fabbrica di carta, al 12° chilometro, sulla strada dopo Como. Oh! Pettegolo. Certo, avvocato. Risponda che sono d'accordo. Ma poi venga subito qui, stabiliremo come fare. Ma li supplichi di non fare del male al bambino. Giampiero sta bene. Hanno insistito sul prezzo del riscatto. 2 miliardi esatti. Povero Giampiero. Vivrà altri giorni di incubo che lo segneranno per tutta la vita. Commissario? Sì, ho sentito tutto, ingegnere. Lei si rende conto di come stanno le cose? È assolutamente necessario che la polizia si astenga da ogni azione che possa mettere in pericolo la vita di mio figlio. È chiaro. Ma quando avranno rilasciato il bambino, lei dovrà collaborare, signor Marsilio. Ma sì, d'accordo, d'accordo. Arrestare i rapitori di suo figlio significa proteggere altre persone. Sicuramente meno ricche e più indifese di lei. Senti, vorrei parlare col vecchio Paternò. Hai detto col signor Paternò? No, io veramente ho detto col vecchio. Ah, hai detto col vecchio? Ma sei sicuro? E perché, scusa, non ce ne sono due? C'è il signor Paternò e il signorino. Appunto, io voglio parlare col vecchio. Indovina chi c'è? Rambo. Cosa vuole? Che viene a fare dopo tanto tempo? Allora, gli diamo una bella lezione? No, no. Digli di farlo passare. Sì, ho detto di sì. Se hai addosso qualcosa che spara, è meglio che la lasci. Vero, Franco? Già. Prego. Grazie. Ne hai avuto di coraggio a tornare a Milano e a farti rivedere da me. Pensi ancora ad Amburgo? Non ho mai smesso di pensarci. Evidentemente a te Amburgo non porta fortuna. Dì un po', perché ti mettesti contro di me? Le circostanze furono contro di te, non io. Sì, può darsi. Tu non puoi neanche immaginare quante volte mi sono posto questa domanda. Purtroppo senza mai trovare una risposta. Fossi stato sicuro del contrario, ti avrei fatto uccidere da un pezzo. Ora... si può sapere cos'è questa storia del bambino rapito e dei 2 miliardi che vuoi farmi guadagnare? Te l'ho già detto. Tu fai un grosso affare. E io guadagno qualche soldino dicendoti dove è nascosto. Non è il mio genere rapire bambini. E quanto i soldi a te non ti interessano, altrimenti oggi saresti ricco abbastanza. Vedi, io non sono mai riuscito a capire bene quello che ti passa per la testa. Forse se glielo chiediamo gentilmente riusciamo a saperlo. Ah, grazie. Allora, non stiamo a scherzare. Lo sai, vero, che hai poche probabilità di uscire vivo da qui. Padrino, se Ciccino Bello qui non smette di fare lo sbruffone, è lui che non ha nessuna probabilità. Dagli la pistola. Se lui dice così, puoi prenderlo sul serio. Dai, Bello, dai. Grazie. Allora... andiamo a vedere questo posto? E chi ti dice che io voglia accettare?
Mi pare semplice, scusa. Tu detesti i conti. Non ti piace né lui né ciò che fa. Sei ambizioso, vuoi comandare solo tu. Inoltre sai che Conti ha bisogno di 2 miliardi. Se gli freghi il bambino, lo metti in difficoltà. Può darsi che questa sia la volta buona per farlo fuori. D'accordo, aveva mio figlio con te. Io ormai sono vecchio, non esco quasi più. Scusa, che ti è successo qua? Niente, un incidente in Svizzera l'anno passato. Va bene. Rambo. Tu non dovevi tornare qui. Questo è un incontro che porterà male. Parli per me? Per te. Per me. Non lo so, ma sento che sarebbe stato meglio che tu non fossi mai tornato. Oh. Vabbè, scusa, ma... Ciao, padrino. Vieni, Ciccio. Sì. Sembrano operai veri, ma sono tutti scagnozzi di Conti. Li puoi sistemare quando vuoi. E guadagnare 2 miliardi al posto suo. Non ci hai proposto un cattivo affare. Vero, Franco? Già. Papino tuo la pensa diversamente. Lui ha le sue idee, io le mie. Vero, Franco? E bravo, Ciccino. Quando fai lo scherzetto a Conti? Domani, ma tu vedi di sparire oggi. Funziona, vero? No, non funziona. Dicono che hai un sacco di grana. Perché non te la giochi con noi? Di chi è l'idea? Del figlio di Paternò? Ha detto di bere alla sua salute. E a me che me ne frega, bevete. Caccia sti soldi e fila. Che devo fare? Ho detto caccia sti soldi e fila. Ah. E vabbè. Bravo, Rambo. Bravo, stronzo. Fermo. Ora lo sistemo io. Sta fermo che mi sistema lui. Oh.
a casa. Prendi questi, stronzo. Tieni. Che tu la mutua non ce l'hai. La tua bottiglia. Grazie. Grazie. Rinfrescate, eh? Stiamo cercando il tuo amico Rambo. Non c'è. Ah, non c'è? No, è vero. Ho l'impressione che lo cercherete parecchio. Perché? Perché aveva in tasca un sacco di soldi. E Rambo, quando ha soldi, da Milano sparisce. Non hai idea di dove può essere andato? Dov'è che uno si può divertire quando è imbottito di grana? Ah, in tanti posti. Appunto. Lì sta Rambo, in tanti posti. Salve. Salve. Vorrei parlare col padrone. Di che cosa vorresti parlare? Vorrei parlare di affari. Che affari? Affari miei. Quello che voglio proporre al tuo padrone è un affare che gli può far risparmiare 1 milione al mese. Puoi dire a me di che si tratta. Il padrone non c'è. Ah, non c'è? Porca miseria. È certo che si vede che non c'è il padrone. Non fate neanche finta di lavorare qua. Sentite, ma vi paga poco il principale? Eh? Perché? Ah, non lo so. Ci avete delle facce incazzate. Vabbè, vabbè. Allora, me ne posso anche andare. Arrivederci. Il padrone deve venire fra poco, aspettalo. Ah. D'accordo, aspetto qua. Ehi, di un po', ma non ci siamo già visti noi due? Eri tu quel Ferragosto a Porto... a Porto Azzurro? No, sono incensurato. Allora mi dispiace per te, io no. Non so perché, ma non mi convince. Ha un modo di fare strano. Ha detto come si chiama? No, ma penso sia meglio che lo veda lei, signor Conti. Va bene, scendo subito. D'accordo. Buongiorno. Senta, non ho molto tempo da perdere. Posso concederle solo 5 minuti. Basteranno. Si accomodi nel mio ufficio. Prego, prego. Allora entro. Certo, entri pure. Dì agli uomini di lavorare e di tenere gli occhi aperti. Anche se per me quello ha tutta l'aria di un pirla. Purtroppo stiamo vivendo in una brutta epoca, eh? Questo lo sappiamo tutti. E allora? Ma come allora? E allora lei dovrebbe cautelarsi, scusi. Come fanno tutti gli industriali, del resto. E per questo le offro la nostra protezione. Protezione? Ah, la prego, non mi fraintenda. Mica la sto minacciando di un racket, io sono una persona per bene. Ero venuto a dirle che noi abbiamo un'organizzazione perfettamente legale. A dei prezzi eccezionali. È per questo che le dicevo che può risparmiare 1 milione al mese. Grazie, non mi interessa. Qui non c'è niente da proteggere.
Mi scusi, commendatore, ma io le consiglierei di riflettere. Vede, molte fabbriche subiscono atti di sabotaggio. Spesso rapina le paghe degli operai. Potrebbero rapire anche lei. O un figlio, se ce l'ha. Guardi che l'industria dei rapimenti è un'industria che rende molto, sa. Guardi che a me non mi rapisce nessuno. Come crede? Però si ricordi che noi assicuriamo contro tutti i rischi. Signor Conti, venga, c'è la finanza. Meno che per questi. Corri, uomo, corri. François, va a chiedergli cosa vogliono e con calma. Ma io sono venuto qui per liberarti. Ciao, mi chiamo Rambo. Sai dove ti porto adesso? Da mamma e papà. Contento? Hai finito di stare con questi rompicoglioni qua, eh? Scusa se dico rompicoglioni, ma è proprio così. Dai, spiro, andiamo. Le cose si mettono male, filiamo. Lascia il bambino. Fa quello che ti dico, lo uccido. Avanti. Non muoverti e mandalo qui. Mandalo qui, presto! Sbrigati! Non aver paura, tornerò a riprenderti. Vai ora. Rambo, non voglio. Va da lui, Giampiero, vai. Vieni qui, svelto! Ho sempre detto che i terroni sono una razza di merda. Qualcuno ha fatto la soffiata. Abbiamo perso uomini? 4. E loro 3. Che facciamo adesso? Già, che facciamo? Per prima cosa si porta subito via il bambino. Poi penseremo a restituire a Paternò la visita di cortesia. Gliela farò pagare molto cara. Buongiorno. Buongiorno, commissario. Novità? Nessuna.
Non ci stacchiamo un momento dal telefono, noi, l'avvocato. Sembrava tutto stabilito. Ero d'accordo con la banca. Non sarà successo qualcosa? No, suo figlio è troppo prezioso per quella gente. Lei dimentica che sono dei pazzi criminali. È qui per un motivo? Sì. Conosce quest'uomo? Lo guardi bene. No, le ho già detto che non sono in grado di identificarli. Li ho appena intravisti mentre salivano sulla BMW. Chi è? Un pregiudicato francese, un certo Duval. Lo abbiamo trovato ucciso in un appartamento sul Naviglio. Potrebbe essere una traccia. Per quando avranno rilasciato il bambino, si intende? Per me conta solo questo. Che lo rimandino a casa senza torcergli un capello. Al resto penseremo dopo. Grazie, Rambo. Non so proprio come avremmo fatto a tirare avanti. Ma sono troppi. Non ti preoccupare. Vedi, Maria, è come se Pino continuasse a pensare a voi. Tutto qui. Perché lo hanno ucciso in quel modo? Perché? Perché da solo era riuscito a eliminare una banda di criminali. Era in gamba, papà. Certo che era in gamba tuo padre. Era il più in gamba di tutti. E questo non lo devi dimenticare mai. Capito? Senti, Maria, se hai bisogno di me, chiamami al bar e io sarò lì, d'accordo? Ciao, Rambo, torna presto. Ah! A proposito, tuo padre mi aveva incaricato di comprarti una motocicletta come la mia. Beh, magari un po' più piccola della mia, eh? Beh, se fai il bravo ragazzo vedrò di trovarla, eh? Ciao. Ciao, Maria. Ciao. Bisogna avere il coraggio di andare avanti. Tutto sommato, abbiamo subito più perdite noi di conti. E di conseguenza, questo dilettante pensa di poterci battere. E noi dobbiamo assolutamente levargli l'idea dalla testa, prima che l'ambizione lo renda completamente pazzo. Altrimenti sarà difficile ricondurlo alla ragione. E soprattutto l'amico Conti si deve convincere che a noi altri le sale da gioco servono per far soldi e non per perderne. Però questa volta voglio decidere tutto io, anche i minimi dettagli di ogni azione. Il mio piano contro Conti era perfetto. Se è fallito è perché Rambo è andato ad avvertirlo. No, no, questo non lo credo. Altrimenti Conti vi avrebbe aspettato con le armi puntate. E allora? E allora dobbiamo eliminare Rambo o sarà la nostra rovina. Ma prima pensiamo a Conti. Non si affrontano mai i due nemici contemporaneamente.
Ma che volete? Che volete farmi? Niente. Vero, Franco? Niente. Vieni, bello. E dai. Eccola. Il giochetto continua. Sei soddisfatto? Non ancora. Dovrò scocciarti per qualche altro giorno. Scocciarmi? Stai scherzando? Ma se mi hai fatto diventare un'eroina dei fumetti. E poi potrò sempre rinfacciarti che sono stata l'unica a darti una mano quando eri in pericolo. Mi devo commuovere? No. Basta che tu mi mandi una cartolina quando te la squaglierai di nuovo. Meriti qualcosa di più. Non pianterai mai le tende? Hm? Boh, tu che ne dici? Ricomincerai a vagare qua e là. Poi, quando nessuno ti aspetta più, ti rifarai vivo. Ah. Eh già. Ah. Ma sì, dobbiamo cercare di essere ragionevoli, Conti. Questa guerra è una sciocchezza. Non conviene a nessuno dei due. Certo, parlerai con mio figlio e sarà come se avessi parlato con me. Sì, sì, è vero. Siamo stati noi i primi a cominciare. Ma vedi, è meglio che accetti la mia proposta di tregua. Un certo Rambo, hai detto? Sì, sì, lo so. Appunto, la prima cosa che dobbiamo fare, e la faremo insieme, da alleati. I particolari li stabilirai con mio figlio. D'accordo? Sei contento? Era ora che ti decidessi. Cerca di non dimenticare mai che le decisioni le prendo io. E quando voglio io. Faccio da solo. Non mi serve il tuo aiuto. Davvero? Io al tuo posto non lo direi. Ah, chi siete? Che volete da me? Dov'è Rambo? Che volete? Lasciatemi. Lasciatemi! Andate via! Qui non c'è. Adesso ce lo dirà lei dove si trova. No, io non lo so. Ma come, ti vergogni? Ma se per 10.000 ti spogli anche davanti a un ghisa, non è così che fai? Non ti metti sempre tutta nuda? Vero, Franco? Già. Dov'è Rambo? Non lo so. E invece lo sai. No, non lo so. Te lo faccio vedere io, sai, vacca d'una troia. Ti faccio vedere io chi sono, brutta scema. Ti faccio vedere io se parli, sai. Aspetta. Su, parla, sì, brava, diglielo dov'è, diglielo. E parla. No, non so dire, non lo so. Ma sì che lo sai, come non lo sai. Su, avanti, parla. No, no. No, parla. No. Dove va? Porca di una battuta, eh? No, dove va? Basta! È morta.
Ciao, vecchio. Ciao. Hai visto Flora? No. Piuttosto ti ha telefonato la moglie di Scalia. Quando? Sarà una mezz'ora. Pronto? Pronto? Maria, sono Rambo. Mi hai cercato al bar? Ti ho cercato perché è sparito Luigino. Come è sparito? Sì, non è ritornato da scuola. Tutto il pomeriggio che lo cerco. Oh, credimi, sono disperata. Gli sarà successo qualcosa? No, non può essergli successo niente di serio. È un ragazzo in gamba. Oh, non lo so, ho paura. Non ti preoccupare che vengo subito, sta tranquilla. Aveva ragione Pino. Su, dammi qualcosa da bere, Maria. Grazie. Attento che è ancora calda, eh? Tienila come portafortuna. Perdonami, ma non potevo fare diversamente. Tenevano una pistola contro la testa di Luigino. Lo avrebbero ucciso. Lo so. Sì, ma non è giusto. Non è giusto ugualmente che io l'abbia fatto. Mi sembra naturale che tu abbia cercato di salvare la vita a questo pernacchietto qua. Quello che non è giusto è che Pino sia morto. Grazie. È fatta. Rambo non ci darà più fastidio. Ne sono contento per te. Prima o poi ti avrebbe tagliato le gambe. Ah sì, a me? E a te non pensavi, vero? A me cerco di pensare il meno possibile. Ma chi era poi questo Rambo? A sentire certi una specie di leggenda. Aveva fatto questo, quest'altro. Quando abbiamo deciso di levarcelo dai coglioni lo abbiamo fatto. Certo, e in modo pulito. La leggenda lo sto creando io, con un rapimento che fa epoca. Sai che ti dico? Facciamo avere a Marsili un altro nastro con la voce del figlio. Alziamo il riscatto a 2,5 miliardi e a questo punto concludiamo. Sì, sto bene, papà. Ma ti prego, sono stanco. Fammi liberare subito. Voglio tornare a casa. Voglio tornare a casa presto. Aiutami, papà. L'hai sentito? L'hai sentito? Io non ce la faccio più, Marco. Stai calma, così non risolviamo niente. Pronto? Sì, com'è? Ma chi mi assicura che questa volta manterrete? No, no, un momento. Sì, va bene. D'accordo. Chiedono 2,5 miliardi.
Io non li capisco. Perché hanno interrotto le trattative e ora si rifanno vivi aumentando il prezzo del riscatto? Perché sono dei delinquenti e vogliono tutto. Che altro hanno detto? Entro 24 ore ci faranno sapere dove consegnare il denaro. Non ci resta che aspettare. Ehi, ciao nonno. Senti. Che c'è? Hanno ammazzato Flora. Ieri pomeriggio. Ammazzato come? Nel peggiore dei modi, senza spari. Quelli non scherzano, dammi retta. Sei ancora in tempo, vattene il più lontano possibile. Come vuoi. Sai che puoi sempre contare su di me. Aspettatemi qui, scendo tra un paio d'ore al massimo. Va bene. Che domenica ce ne andiamo sulla Costa Azzurra e ci divertiremo un po', eh? Sì, caro. Sei contenta ora? Sì. Conti. Conti. Chi è? Sono l'anima degli mortacci tua. Ma tu non eri... Allora... Chiama i tuoi uomini e digli che rilasciano il bambino. Come rilasciare il bambino? Come se avessi ricevuto il riscatto. Il posto te lo indico io. Questo te lo puoi scordare. Guarda, Conti, che la vita è un buco. Si nasce da un buco. Si mangia da un buco. Si caga da un buco. E si finisce in un buco. E da questo buco qua dipende se adesso finisci nell'ultimo buco. Non mi vorrai mica ammazzare. Sai che queste pallottole sono esplosive. Se te ne sparo una in testa, bisogna cambiare tutta la tappezzeria. Muoviti. Qual è il posto? 18 chilometri prima di Cernusco. Lo rivenderai per 4 soldi da quel morto di fame che sei. Può anche darsi che io sia un morto di fame. Ma cazzarola quando mangio m'abbuffo. Sono io. È tutto concluso. Rilasciatelo al 18° chilometro prima di Cernusco. Tra mezz'ora precisa. Sì, lo so, ma sbrigatevi. Tra mezz'ora precisa. Signorina, s'accomodi. Io non c'entro niente. Venga, venga, non si preoccupi. Ci accompagni al cesso. Al cesso.
Alla tazza. Muoviti. Passala dietro al tubo. Legala. Vi dichiaro marito e moglie. Tutto sono tua! Sta zitta, stupida! Ma quello... Ehi, guarda! Quel figlio di puttana non era morto. Ma va, non è lui. È lui. Andiamo. Sono qui, idioti. Brigate. Capo, tutto a posto? Svelto, la chiave sta là dentro. Tu guarda se il telefono è staccato. La trovi? No, un momento. Il telefono funziona. A quest'ora hanno già mollato il bambino. L'unica è tentare di raggiungerlo al 18° chilometro e chiamare Paternò. Gli interessa quanto me levare di mezzo Rambo. Cosa c'è? Non so. Ma ho la sensazione che tutto ciò che faccio sia previsto da Rambo. Che sia lui a manovrarci. Attento a quello che fai. Tieni presente che stavolta rischi grosso e potrebbe essere la nostra fine. Al punto in cui siamo, non c'è rischio che possa trattenermi. Lo capisci? La nostra fine sarà se non chiudiamo il conto una volta per tutte. Ti assicuro che questa volta ho finito di fare il furbo. Ci puoi contare. Hai sbagliato tutto ad Amburgo. Era lì che dovevi schiacciarlo, quel verme schifoso. Accelera, dai, più svelto. Giampiero! 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 Ehi, come stai? Attento ai baffi, eh? Sì! Fatto! Finalmente sei arrivato! Giampiero, adesso ascoltami. Questo giochetto qua non è mica ancora finito, sai? Perché quei figli di una mignotta ce l'hanno con noi. Dobbiamo aspettarci qualche brutta sorpresa, capisci? Ma vedrai che riusciamo a fregarli. Vieni. Facciamoci un giretto a cavallo, eh? Opla! Adesso tieniti forte e non avere paura, eh? Io non ho paura di niente con te. Bravo. Mantieni questa distanza, c'è troppo traffico. Rischi di colpire il bambino e ci serve vivo, finché non hanno pagato il riscatto. Sono due ora le macchine che ci seguono. Guarda avanti e tieniti forte. Thank you.
Aspetta. Che cosa facciamo adesso? Dovremo affrontare quegli zozzoni là. Ma perché siamo venuti qui? Perché qui possiamo batterli più facilmente. Io sono sicuro che li batteremo, quei vigliacchi. Non lo so. Loro sono in molti, noi solo in due. Lo conosci bene, questo posto? Ah, certo che lo conosco. È una delle mie ville di campagna. Stai pronto, Giampiero, perché dobbiamo agire prima che arrivi l'alba. Dunque. Ah, eccolo qua. Gli facciamo una bella sorpresa adesso. Guarda un po' questo. Accidenti, che cannone, visto? Vivi. Senti, io lo so che tu sei stanco, che hai dormito poco, ma devi stare bene attento a quello che ti dirò e ti prometto che ti riporto a casa. Ti puoi fidare, io non ho sonno. Ecco, bravo. Allora ascolta. Thank you.
Mary. Tutte e due. Anche quel fesso di Conti. Nervi a posto, mi raccomando. Attento tu coi nervi. Zitto e pensa a guidare. Hai ucciso mio figlio, vero? Sì, è così. L'ho sempre temuto da quando sei tornato. Non si poteva fare niente per salvarlo.
Quando te ne sei accorto? La prima volta che sono venuto. Non l'ho mai detto a nessuno, lo sapeva solo mio figlio. Perché un uomo come me, se si sa che è cieco, non conta più niente, è un uomo completamente finito. Chiunque lo può uccidere. Nessuno ti ucciderà. Domani andrai a Marsiglia, da Rigò, e lì sarai al sicuro. Io non ti capisco. Perché vuoi salvarmi la vita? Perché? Perché sei un uomo, no? Addio, padrino. Giampiero, io ho mantenuto la promessa. Adesso tocca a te. Ma almeno alla mamma glielo posso dire che mi hai liberato tu. Nemmeno alla mamma. Rimane un segreto fra me e te. E tu sei un ragazzo in gamba, sai mantenere i segreti, vero? Vorrei essere come te da grande. Tu cerca di essere sempre te stesso. E ricordati, non fare mai le cose solo perché gli altri debbano dire che sei bravo. Me lo prometti? Sì, certo. Ora vai, su. Mamma! Giampiero! Mamma! Oh, tesoro! Oh, mamma! Amore! Oh, finalmente a casa! Giampiero, Giampiero! Caro, caro. Luigino! È tua? Mia. Fantastica, bellissima. Tieni. Vai via. Sì, ma mi farò vivo. Senti, fai il bravo con la mamma. Ora sei un uomo. Mi raccomando, eh?